Andiamo da Asclar. Asclar, impressioni a caldo, un pronostico. 3-1. Per chi? Non lo so. Non lo sa. Schiaz che è disperato. Che stai a fare, Schiaz? Ti ha distrutto la vita, Asclar? No? Già. Agua. Bello Agua. Dove? Commento a caldo. C'ho la nausea. C'è la nausea, come mai? Perché? Colpa del treno. Cosa piccherai oggi? Non lo sai? Karma, a sorpresa? Karma Jungle. Karma Jungle, ho capito. Va bene. Attenzione! Non succede quello che è successo prima, ma continuano a morire. Diana, uccisa da Varus, vediamo che Amoro sta rimpotendo. Dopo il team per Varus, che insegue Amoro, vediamo se ce la fa. Vediamo se ce la fa, mentre nel frattempo Oriana si porta a casa la doppia kill. Amoro muore, anche lui. Manca in vita soltanto Oriana e Varus, vediamo se si incontreranno in mid lane. Entrambi sono guardati, quindi sanno esattamente cosa è facendo l'avversario. Pozza per Oriana. Mamma mia, 18-12 per questa finale di League of Legends per Remix, che nulla ha da invidiare a quella che abbiamo visto. Ma attenzione, è leggero per Oriana, che però ora si scilda e cerca di andare a regolare un po' su il suo sia sì, decisamente meglio, veramente è stato un po' preso un po' troppo alla leggera, sicuramente non si aspettava di essere la parte di Talik, manca forse non voleva stilarlo, ma non so, vediamo tutto questo è nato da un gank, forse troppo protratto da parte. Ok, ecco, qualche difficoltà siamo sempre qui. Allora, quindi dopo il first blood ci sono comunque sul risultato di 1-1 2 kill in totale per entrambe le squadre. Bene, allora, andiamo a vedere a fare un piccolo riparo a sé di scritto su quello che succede nel mondo e sulla Lascerei del naso
solo al sud. Hanno ucciso Marco. Hanno scoppiato Marco. Che scherzo che ci sono dalle transelle, è uscito. Ma vedi che sta, vedi che finta questo.